Ok, qui c'era qualcosa, quest'arma sulla precedente, quest'astra che devo riservarmi di investigare. Non so se la camera di cartuccia è deformata o non credo. Forse è un po' molto sporca. Comunque, ecco, do una pulita anche a lei. Chiudiamo, mettiamo un pochino di fuoco, ecco, questo tornerà in collezione, va bene, già c'è in collezione. Passiamo all'altra tipica, questa è una Beretta 35, non ha bisogno di presentazioni, Gardone Valtrompio, questa è presa dall'Arsenale di Terni, ex Corpo Forestale dello Stato. Caricatore di scorta. E qui che devo dire? Niente. Adesso con i guanti agisco male, con questi guanti di lattice non è il top per scivolare. Già l'arma è unta. Proviamo con i dummies. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 colpi. Io non penso che su questa ci avremo problemi. Invece li abbiamo, probabilmente questa qui, le cartucce sono con la palla in piombo, con lo scalino, che non vanno granché bene, le segna un po'. Ora allora, vai idea che... Ecco, quindi forse sono fuori quota i dummies e la beretta questa è molto precisa di quote. Io penso che sparare un colpo di prova sia semplicemente perdere un innesco in questo caso, ma visto che ci siamo lo faremo. Prendiamo il nostro bosso innescato, facilissimo da camerare in questo caso, eh. Oddio, mica tanto perché il caricatore intralcia. L'ho messo dentro, verifichiamo la sicura funziona, posizione di fuoco, neanche era per scontato che avrebbe funzionato. Ok, togliamo il guanto che è rovinato, una spruzzatina anche a lei, visto che è stata manipolata un pochettino. Poi la rimettiamo via. Queste non ho altri caricatori, ma ritengo superflui provarli perché sono caricatori in eccellenti condizioni, fabbricazione italiana con il classico beccuccio. Questi funzionano e basta. Non ritengo necessario provarli a fondo. Magari un giorno devo mettere una scatola più grande. Ecco qua, le pistole, eccole. Ok, anche questa, anche la 35 è andata.